visto che mi avete parlato per circa mesi e mesi, l'ho detto pure io, per cui posso dirlo tranquillamente, di inciucio. Questo è un altro inciucio. Queste sono due realtà che non c'entrano nulla. Scusami un attimo, qui ci sono. Ma lascia perdere, il voto popolare prevedeva che la Lega dovesse fare un governo di centrodestra. Punto. Dall'altra parte i 5 Stelle dovevano fare un altro tipo di cosa. Menzolini, non c'entrano nulla? Eh? Non c'entrano nulla? Ma scusami un attimo, ma vogliamo vedere qual è la filosofia che sta dietro alla flat tax, che io posso anche, diciamo, condividere, e quella che c'è dietro il reddito di cittadinanza. Sono due cose diverse. Sì, però il leader in questo momento sembra invece avere idee abbastanza chiare sull'andare avanti in maniera comune. Ma io non vedo, vedo idee, la voglia, la volontà di andare, ma non vedo l'itinerario, perché l'itinerario ancora non me lo spiega nessuno. L'intervista di Tria dimostra che non c'è quell'itinerario, scusate, perché se noi andiamo a vedere punto per punto è dire tanti no e nessun sì. Noi oggi possiamo